Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con questo nuovo episodio della carriera. Siamo arrivati al numero 62. Prima di iniziare, dato che qualcuno già stava pensando, mo si è scordato. No, anche oggi andremo a chiamare uno di voi e quindi senza perderci in chiacchiere, facciamolo subito. Allora, dato che ho fatto un po' di notativi e i ragazzi non rispondono, chiamiamo una ragazza di nome Marika. Marika? Pronto? Sì, sapevo di chiamarmi così. Tutto bene? Bene, bene, dai. Senti, volevo farti una domanda, ma tu per caso segui i miei video di carriera? Ah, ok, a posto, quindi sei nel prossimo. Benissimo, allora penso sia l'unica fan che si guarda i video di carriera. Allora, come vi avevo anticipato nello scorso episodio, intanto rimetto il volume perché sennò mi sento spento, perché poi. Allora, affronteremo la prima metà di febbraio, quindi giocheremo con Sassuolo, Bologna, Milan e Fiorentina, quindi quattro partite molto interessanti e nessuna, secondo me, sarà semplice da portare a casa. Poi ovviamente lo vedremo sul campo, anche perché all'andata con la Fiorentina non era semplice, ma l'abbiamo archiviata dopo mezz'ora. Con quel gol di Ronaldo che ricorderete tutti, ma se non ve lo ricordate, tre episodi fa il titolo è Lo Show di CR7. Partirei subito col giocare contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Vediamo un po' come partiamo in questo episodio. Vi ricordo che abbiamo, ma lo sapete ovviamente, preso per ultimo giocatore, insomma, l'ultimo arrivo è stato Thomas Vermaelen e probabilmente lo vedremo già all'opera contro gli Emiliani. È l'unico che non abbiamo ancora visto, ovviamente, perché non abbiamo avuto il tempo materiale, mentre la Mela e gli altri li abbiamo visti. Probabilmente il Coco potrebbe, se è in forma, eccolo qui intanto in alto a destra proprio Vermaelen, potrebbe, dicevo, la Mela se è in forma, partire dal primo minuto perché non è ancora partito titolare, quindi vediamo un po'. 3 punti col Pescara dopo 4 partite senza vittoria sono sicuramente molto importanti, però la Roma deve riconfermarsi e ricominciare ad essere continua in questo campionato. Ci proverà oggi dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove affronteremo il Sassuolo. Abbiamo comunque una buona tradizione con gli emiliani in questa carriera, dato che li abbiamo battuti nelle 2 stagioni precedenti. Oggi avremo una formazione un po' diversa, perché intanto dal primo minuto parte Vermaelen, che momentaneamente è il numero 5. Adesso devo vedere se lasciargli il 5 o magari mettergli come nella realtà il 15. Ma andiamo a leggere, sono curioso di leggere la formazione della Roma, che è la seguente: quindi un 4-3-3 con Dragoschi, Florenzi, Manolas, Vermaelen e Gioni in difesa, De Rossi, Nainggolan e Macina a centrocampo con il tridente, Bacca al centro, CR7 a sinistra ed il Coco Lamela a destra. Poi il suggerimento col pallone che filtra ancora per Laribi. Florenzi lo va a prendere, Laribi pesca il fondo, poi va con il Macina al centro per Falcinelli, che porta in vantaggio il Sassuolo. Dopo 7 minuti, Sassuolo 1, Roma 0. Sul primo palo c'è Lamela, l'angolo battuto proprio verso il Coco, con la palla che giunge a Macina! Con la deviazione di Versalico, ancora calcio d'angolo. Guarda questo pallone, Bacca che ne ha rubati tantissimi in stagione. Poi passa in qualche modo, attenzione a Bacca, di fronte al portiere. Bacca prova ad alzare il pallone, poi ancora Bacca Antei. Ed è calcio d'angolo. 2 palle gol in una per la Roma. Che occasione per i giallorossi. Poi sbagliamo un altro pallone, Falcinelli dentro da Berardi. Attenzione ancora a Berardi che va sul sinistro, cerca l'arrivo di Laribi. E il Sassuolo si divora. Il possibile 2-0. Bacca ha visto Ronaldo che parte. Il lancio per CR7 che si muove benissimo, ne deve rigore, Ronaldo torna sul destro, vuole liberarlo, arriva anche Maci indietro preso per il controtempo. Poi De Rossi c'è fuori Nainggolan, bella azione della Roma, De Rossi prova a calciare con il calcio di rigore, è calcio di rigore, non ci credo. Cioè io ho detto calcio di rigore quando l'arbitro non l'aveva ancora fischiato, ma avevo visto il fallo di mano e tutto il vuoto del pubblico. Calcio di rigore per la Roma, un'ingenuità clamorosa e molto fortunata tra l'altro. Parte Ronaldo, palla da una parte, portiere dall'altra, 1-1 al Mapei. Tra Sassuolo e Roma, tra la Champions, che è un obiettivo comune che abbiamo col Bayern Monaco, ma occhio al Sassuolo. Con Nzie, calla indietro, sinistro da fuori, Dragoschi non la tiene. Poi Kurtic, sul fondo non so come, se l'è divorato Kurtic. E De Rossi va dentro Ronaldo, va dentro anche Nainggolan, col pallone che sta arrivando in qualche modo. Attenzione a Nainggolan che ha vinto un paio di rimpalli, e poi Kurtic però chiude, ancora Roma con Odegaard. Per De Rossi, dentro ancora, per Nainggolan, non ci credo. Che occasione per la Roma, ha calciato malissimo Nainggolan. De Rossi. C'è Nainggolan. Visto e servito, va dentro Ronaldo, occhio a Nainggolan. L'ha risolta lui col Sassuolo. L'anno scorso ancora Nainggolan sul fondo.
Che occasione per la Roma, stavo dicendo, l'ha risolta lui l'anno scorso, sì, perché all'andata la risolta dei Pai. Alla fine non c'è più tempo, è 1-1, solo 1-1 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma. Una Roma che in trasferta fa un po' più di fatica in questo periodo, e lo abbiamo visto anche nelle precedenti uscite, mi ricordo quella di Empoli ad esempio. Roma-Bologna è sempre stata la partita tabù al Dall'Ara, e di conseguenza nel girone di ritorno è sempre stata la partita da cui ripartire, per un motivo o per un altro, nei due anni precedenti e oggi come allora. Buonasera dallo Stadio Olimpico, piove ancora su Roma, ma sulla Roma in generale speriamo che non piova dal punto di vista calcistico, perché la Roma stasera deve fare 3 punti. Servito Emerson, chiama palla a Scerni, palla dentro per Scerni che la gira per Nainggolan, poi ne filtra! E la mette in porta, Raja Nainggolan per il gol dell'1-0, esattamente alla mezz'ora, e va dritto dalla telecamera a dire zitti a tutti i gufi, la Roma in vantaggio. Gol importante in un momento difficile, il gol è di Nainggolan, e gran palla di Scerni, poi per carità il contesto è un po' fortuito perché sbaglia Kraft, ma non sbaglia Nainggolan di fronte a Mirante. Ci voleva un gol, ci voleva soprattutto un vantaggio. Quindi Nainggolan la porta in belga, è anche l'ultimo atto del primo tempo. Roma 1, Bologna 0, la sta decidendo il numero 4, Nainggolan alla mezz'ora. Depay sul pallone, 35 metri, vediamo Memphis. Parte Depay, Mirante si allunga e la mette in calcio d'angolo, il piede caldissimo Depay. E Scerni in zona tiro, dentro da De Sciglio, quel pallone che filtra in qualche modo, De Sciglio sul mancino, De Sciglio fino in fondo, Mirante in angolo, tiene a galla il Bologna. Ci possono concedere qualcosa in questo tipo di situazioni. Intanto Mounier prende il fondo, lascia partire il cross, secondo palo 1-1, ha pareggiato Zuculini e io non posso farci nulla, perché comunque ho fatto di tutto per evitare che il pallone arrivasse lì, ho fatto di tutto per tenere alta la squadra, però non ci si può fare nulla, quando una cosa deve accadere accade. E qui Emerson decide di fare il nuotatore anziché il giocatore di calcio, si tuffa nel bagnato, la Roma fa 1-1, anzi il Bologna fa 1-1 all'Olimpico, e questo sarebbe il secondo pareggio di fila per la Roma. Ancora Scerni, Scerni in qualche modo, ma poi con un fallo che è su Scerni ed era passato, la Roma era ripartita. Abbiamo rallentato troppo qui, ora Nainggolan la batte corta perché c'è Florenzi che può pensare anche al destro, prova Ale, tanto per cambiare c'è un'altra deviazione, colpa che si impenna in aria, attenzione a Marios che mette fuori, finisce la partita. Troppo generosi, stiamo concedendo troppe occasioni alle nostre avversarie di recuperarci in classifica. Raramente è stata una partita banale e difficilmente lo sarà oggi, con il Milan che vuole rientrare in corsa per un posto quantomeno in Europa League e la Roma che vuole tornare soprattutto a vincere e convincere in uno stadio che parla da solo. Milan-Roma è sempre stata una partita importante, ricordo quella di 2 anni fa, era il 15 maggio 2016 e noi gli alzavamo la cosiddetta coppa in faccia. Stasera è tutta un'altra storia, ma comunque i 3 punti li vogliamo. Milano-San Siro e Milan-Roma, buonasera e buon divertimento a tutti. Per De Rossi. La mela cerca di far correre Florenzi, grande palla, il cross di Florenzi interessante per Bacca sul fondo. De Rossi, bravissimo De Rossi ad andare via qui, che numero di Daniele che vede anche Ronaldo a sinistra, bella apertura di De Rossi per CR7, in area di rigore Ronaldo con le finte, ancora Ronaldo, ha visto poi fuori Kanté, gliela lascia Kanté. Mamma mia, N'Golo Kanté torna in campo e lo fa con un grandissimo gol da fuori area, un destro pazzesco. La Roma è avanti a San Siro, ecco il suo sinistro verso il portiere che non esce, anzi esce malissimo, e il Milan trova una traversa clamorosa. O c'è per andare ancora Florenzi, attenzione alla percussione di Florenzi che poi calcia Diego Lopez, è arrivato poco lucido alla conclusione. Ora parte Ronaldo a cercare ancora Kanté, col pallone che però arriva alla mela, occhio al secondo palo per la mela che va sul mancino, la mela calcia in porta, palo, è il secondo legno colpito dal Coco. Dentro Kanté, un assist involontario, la Roma riparte lo stesso. Devo capire se si è ripreso o è stato sostituito, ma non penso sia stato sostituito. Intanto Bacca però qui è passato, ha visto Nainggolan che ha una prateria, attenzione a Nainggolan con Aubameyang che è andato, Nainggolan prova a diventarsi qualcosa, passa giù, calcio di rigore, calcio di rigore. L'ha steso Romagnoli,
Ma si prende anche il cartellino giallo, mamma mia Nainggolan, cosa si è inventato? Parte Ronaldo, come una settimana fa, palla da una parte, portiere dall'altra e CR7, segna anche qui, anche alla scala del calcio, fa 2-0, il secondo gol a San Siro dopo quello all'Inter, aveva segnato nell'altra porta, un gol a tempo e 2-0 per la Roma, e adesso siamo veramente più tranquilli. El Shaarawy si è ripreso, passa, poi entra un gran pallone per De Jong, e il Milan trova il gol del 2-1. Volevo evitarlo sinceramente di prendere gol, sarebbe stato molto importante. Però che ci dobbiamo fare? Un gol a partita lo prendiamo sempre, almeno ultimamente, perché non eravamo così a inizio stagione. Qui avanzato del Milan, poi dentro da Abate che si gira, non c'è. No! No! Non l'ha toccato! Non l'ha toccato! O almeno io non l'ho toccato. Poi se Kanté è deficiente e fa ste cose. Calcio di rigore per il Milan. Era chiusa. Era una partita vinta. Era una partita vinta. L'abbiamo dovuta buttare così. Menes. Per il gol del pareggio. Dragoschi! È lui l'eroe! È lui l'eroe che è davanti la Roma! Come Donnarumma contro il Torino 2 settimane fa. Attenzione che però la partita non è finita. Parte Bonaventura. Secondo palo tutti per terra. Poi Vertonghen, per la palla sul fondo. Rimessa per lui, per il numero uno della Roma, per Bartolomei Dragoschi, che al 94esimo può far finire questa partita. Sul suo destro, verso Aubameyang, chiuso. E là si deve ancora giocare, si deve ancora soffrire. Vertonghen con De Sciglio, erano compagni di squadra fino a 2 mesi fa. E allora attenzione a Roma che può andare in contropiede con Salah, per chiuderla nuovamente. Salah col doppio passo, rientra sulla sinistra, poi non ha fretta, vede anche Kanté. C'è Romagnoli, regala il pallone a Bacca, ti prego! Sul fondo, ma se mi segna anche Bacca dopo una parata di Dragoschi, scende lo stadio. Ci possiamo anche accontentare se fischia qui l'arbitro. Tutti a guardarlo. È finita a San Siro. Come Donnarumma, Bartolomei Dragoschi entra nella storia di San Siro per un rigore parato al 91esimo dopo un'ingenuità clamorosa di Kanté. Una partita che sembrava chiusa e che è stata riaperta nella finale e che poi poteva anche non essere vinta. Buonasera dallo Stadio Olimpico di Roma per Roma-Fiorentina, l'anticipo della 26esima giornata di campionato. La Roma deve vincere perché all'Olimpico l'ultima volta andò male contro il Bologna, fummo beffati nel finale. Roma che deve vincere contro un avversario che non è sicuramente uno qualunque, perché è un avversario che va rispettato, però d'altra parte tra 3 giorni ci sarà Atletico Madrid, anzi Roma Atletico Madrid nello Stadio Olimpico, e quindi una grande serata di calcio, una serata comunque complicata. Vi vorrei far leggere le formazioni, perché intanto qui abbiamo CR7 che è il nostro miglior attaccante, lo dicono i numeri perché è quello che ha segnato di più, è a quota 12 gol in campionato, poi se dobbiamo guardare con le stagioni forse Aubameyang è leggermente sopra, e però poi questi sono discorsi da fare abbastanza relativi. Allora, la Roma che scende in campo con questi 11, quindi Ricci è la novità, Ronaldo sostituisce Bacca e Salah va a sinistra. C'è anche Kanté al posto di Daniele De Rossi, che riposa oggi in vista della partita contro la squadra spagnola mercoledì sera, e Emerson che sostituisce Declan John. Questa però è una scelta tecnica perché Emerson sta attraversando un periodo migliore rispetto al gallese. Questa invece è la Fiorentina con questo 3-4-3, o meglio 3-4-2-1. Sono pericolosi e se li affrontiamo come un girone fa sicuramente la possiamo archiviare dopo mezz'ora, altrimenti a volte può anche capitare che ce la complichiamo da soli. Ricci, è rimasto giù Vermaelen, ragazzi, non ci credo, stanno facendo male tutti in questo periodo. Vermaelen va sostituito, si è slocato una spalla, sta succedendo di tutto in questo periodo. A questo punto andrà De Sciglio a fare il centrale di difesa a fianco di Manolas, magari facciamo così dato che Manolas è un po' più esperto in quella posizione, De Sciglio non è un mancino. Peccato, speriamo non sia una chiave neanche per lui. Però ne stiamo perdendo molti in questo periodo, penso anche a Kanté, che è già rientrato ma l'avevamo perso. Mentre il primo tempo sta tutto in questo assedio della Roma finale, col pallone fuori per Nainggolan, che pensa al sinistro, alza il pallone che si abbassa, non abbastanza. Questa, la prima
E la più clamorosa in tutto questo paragol della partita, 0-0, a parte questo e l'infortunio, non è successo nulla. Lascia il pallone a Kanté che ringrazia, vuole ripartire la Roma, il lancio d'ingolo per Ronaldo, attenzione a CR7 in porta! Non il massimo, e sicuramente non quello che abbiamo visto un girone fa. In sinistra c'è solo Ronaldo, allora la Roma riparte in contropiede. C'è Maximen che deve accentrarsi, Ronaldo si accentra col pallone, attenzione Ronaldo in percussione, fino in fondo, Ronaldo davanti al portiere! CR7, solo lui, e chi se non lui, fa 1-0, si è fatto tutto in campo, la mela impara, Roma 1, Fiorentina 0, chapeau per il portoghese con la mela che era solo, non me ne ero accorto. Maximen la colpisce, quindi la mela mette giù e la gira per Nainggolan. Occhio a Nainggolan che taglia il campo, c'è anche Ronaldo ma soprattutto Kanté, se via adesso c'è 7, Ronaldo la fa girare! Ronaldo! 2-0! Ancora lui! Il man of the match! La chiude come, così come la apre! Sempre il portoghese, sempre il più forte di tutti! Cristiano Ronaldo al 92esimo! È finita all'Olimpico! Finalmente all'Olimpico, 2-0 contro la Fiorentina. Grandissima vittoria ragazzi, grandissima vittoria di cuore. Io faccio fatica anche ad esprimermi perché sono molto contento. Sono molto contento, questa penso sia l'unica parola importante da dire. Finalmente ci abbiamo messo un episodio intero, ma siamo riusciti a convincere in questo episodio. Direi che ci possiamo salutare nel migliore dei modi, con questa vittoria molto importante. Quindi due di fila, quella contro il Milan ci ha fatto, l'abbiamo un po' sofferta fino all'ultimo. Questa anche sofferta, ma importante aver vinto con due gol di scarto. Era tanto tempo che non dicevamo due gol di scarto e ve lo volevo anche dire alla fine di questo episodio, perché ho visto che anche ve lo volevo dire sullo 0-0. Poi comunque sull'1-0 ho detto vabbè, comunque sia, vada come vada, non sono due gol di scarto. Alla fine 2-0 e tutti a casa. Quindi signori, io, allora, oggi abbiamo chiamato Marica, quindi che è la prima ragazza. Questo vuol dire che se ci sono ragazze, sono dislessico. Se ci sono ragazze che mi seguono, che seguono questa serie, ovviamente che mi seguono, lo so, che seguono questa serie e volete comunque essere chiamate, magari capite anche un po' di calcio, quindi vi sapete esprimere al meglio, fatelo, lasciatemi il vostro numero, non qui sotto, non qui sotto, che poi vi chiamano i pervertiti maniaci dei 45 anni e mezzo, ma su tutti i miei social che trovate qui sotto in descrizione, quindi questo è uno spam in diretto. Se non lo siete già, iscrivetevi anche al mio canale, soprattutto al mio canale, poi se volete iscrivetevi anche a quello di qualcun altro, ma soprattutto, bella, non lo so, non so cosa ho detto in questo finale d'episodio, però mi sono rincoglionito, che ce possiamo fare?